Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Si è già buggato tutto, si è bloccato... Ah no, ok, ci siamo. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati sulla Maullocraft, signori miei. Allora, cambiamo inquadratura, perfetto. Cosa facciamo oggi, signori miei? Allora, per ora c'ho la modalità creativa. Aspettate, devo abbassare sta musica che è insopportabile, raga. Io non so a chi piaccia la musica di Minecraft, ma va bene un poco, ma così messa a palla è una gran rottura di scatole. Ok, cosa facciamo in questo video di Minecraft? Stavo a dire questa live. In questo video di Minecraft, signori miei. Ciao Gino2! Benvenuto in questa nuova puntata della Maullocraft. Signori miei, abbiamo fatto tantissime cose. C'ho per ora la modalità creativa attiva. E quindi cosa ci manca da sistemare, signori miei? A parte tutto quanto, che fa tutto quanto abbastanza cacare. Però, signori miei, in questo video di oggi andremo a fare la zona dei polli, che si trova dall'altra parte del mondo. Mi stavo uscendo un malo termine, ma lasciamo perdere. Allora, qui ci sono i nostri bellissimi polli, i nostri polli che piano piano si sono riprodotti. Ma dobbiamo fare una cosa molto più grande, signori miei. Leva sta pianta che è bruttissima. Cosa faremo, signori miei? Allora, siccome l'altra volta abbiamo fatto queste pixel art con le facce degli animali, no? Il monte pollo già l'abbiamo fatto e nella vecchia serie avevamo fatto un mega pollo sopra la zona di qui. Qui invece di fare una faccia di pollo che comunque già c'è nel monte pollo, faremo un uovo gigante, signori miei. Un uovo gigante a simboleggiare che qui ci sono le uova delle galline, perché queste spawnano uova come se non ci fosse un domani. Stanno sempre a fare uova. Allora, quindi, signori miei, noi adesso ci allargheremo un attimino, faremo il recinto giusto, signori miei, e andremo a fare la costruzione. Quindi facciamo così: sistemo tutta quanta la zona qui, levo tutti questi fiorellini rossi, che carini, sistemo tutta la zona qui, faccio lo spazio giusto e poi ci vediamo appena sarà tutto bello più o meno pronto per la costruzione, raga. Ok ragazzoli, il sole sta scendendo, io ho preso un attimino le misure di tutto quanto l'ambaradan, dormiamo velocemente nel nostro letto da campeggio. Fammi dormire, dai, ti prego, fammi dormire che è tardi, sono stanco, e vediamo di partire assieme, così non dovrebbero spawnare nulla. Allora, signori miei, io ho preso un attimino le misure, non verrà enorme come situazione, questo è il limite della nostra staccionata, ovviamente ci sarà il box di entrata per noi e poi la staccionata all'interno. Qui ho messo questi due pezzi di terra perché dovremmo un attimino dovevo prendere le misure di dove mettere la nostra base, signori miei. Diciamo che l'uovo sarà alto, facciamolo, si deve vedere, quindi magari 1, 2, 3, 4 e 5, siamo abbastanza alti, penso di sì. Penso di anzi, forse siamo fin troppo alti, quindi levami due blocchi, un attimino, levami due blocchi, dai, facciamolo di 4. Facciamo che poi è troppo alto l'uovo, mi sembra che così già vada bene. Allora, rimettimi la pala e iniziamo la costruzione dell'uovo, signori miei. Allora, leviamo questa terra, la faremo tutta di legno, signori miei. Sì, io dico sempre signori miei, però va bene. Iniziamo a mettere quercia scura, quella che ci serve, quercia, assi di quercia e la... e assi di abete, e mettiamo anche la betulla, va. C'è un'altra che c'entrano tutti. Allora, noi dovremmo fare intanto una base da 4, quindi 1, 2, 3, 3 di qua e 4 di qua. Perfetto. Fatto questo, signori miei, dobbiamo fare allargarci qua. Mettiamo un blocco di terra qui e dobbiamo mettere un altro qui e un altro qui. Dopodiché, signori miei, continuiamo con la costruzione da questa parte e dobbiamo metterne uno di qua e uno di qua. Perfetto. Poi ci allarghiamo ancora una volta con la terra e di sempre con questa quercia scura ne dobbiamo mettere 3. 1, 2 e 3. Perfetto. Ora mettiamo uno di terra qui. Anzi, no, scusatemi, qui che legno dovrei metterci? Qui ci devo mettere la quercia normale, quindi mettiamoci uno di quercia normale, perché qui ci va la quercia normale, signori miei. E saliamo sempre con questo, di quanti ne dobbiamo salire? Di altri due, quindi uno e due. Appena cadiamo ci sfracelleremo le ginocchia in maniera brutta, però va bene. Poi a fianco un altro di quercia normale. Io già non sento più i polli, signori miei, questa cosa mi fa capire che siamo abbastanza alti. E me ne metti altri due, uno e due. Poi me ne devi mettere, mi devi mettere uno di quercia ancora normale, quercia normale, giusto? Sì, quercia normale, sopra mi devi mettere il legno di quercia scuro e a fianco invece mi devi andare a mettere, l'abete, che è questo di qua, mi devi andare a mettere l'abete, tac, abete.
A fianco mi metti quercia normale. So perfettamente che voi non state capendo niente. Quercia normale. Neanche io sto capendo nulla, raga. Però ci proviamo. E poi sopra mi metti abete. Io seccato mi sfracello proprio male. E abete così, ok? Quindi è mezzo uovo è fatto, signori. Mezzo uovo è fatto. Ora dobbiamo tornare giù, sfracellandoci male le ginocchia. In questa maniera, aia. In questa maniera, dopodiché saliamo dall'altro lato. Io però non mi fo vedere nulla, raga, perché sennò non c'è gusto. Quindi mettiamo un po' di terra così a buffo. Se no non riesco a risalire. Perfetto. Allora, questi quattro di qua. Questi quattro di qua poi devo... Allora, intanto qua al centro devo metterci cosa? Devo metterci la quercia. La quercia, la quercia. Quindi uno, due, tre, tre e quattro. E questi quattro di quercia a fianco scuro. Quindi uno... E due, stesso disegno di prima, raga, a fianco scuro. Poi qua invece dovremo mettere la betulla. Betulla, signori miei. A fianco dobbiamo mettere ancora. A fianco dobbiamo mettere, no, a fianco dobbiamo mettere l'abete, signori miei. L'abete. Sì. Due li abbiamo messi là, quindi uno di abete qui e uno sopra. Sopra di questo ci va ancora la betulla, così. A fianco dobbiamo metterne tre di abete. Uno 2 e 3, ok. Qui dobbiamo mettere. Qui dobbiamo mettere la betulla. Ok, e dobbiamo metterne poi 2 di abete. Un'altra betulla. Un'altra betulla. E altri 2 di abete verso l'alto. Non è giusto? Sì, altri 2 di abete verso l'alto. Che però non c'ho più abete. Mi dai l'abete? Dove sta l'abete? Tronco di abete. Famous. Prendimelo tutto, bello così. Abbiamo detto altri 2 di abete qui. No, lì, brutto scemo. Questo l'abbiamo perso, forse, forse, forse. No, l'abbiamo ripreso. Me lo devi mettere qui. 1 e 2 a continuare a salire. Poi, qui dobbiamo metterci la betulla. Betullina qui. E in teoria dovremmo essere molto vicini, infatti. Betullina lì. Betullina lì. No! Stavamo per morire male, raga. Stavamo per morire male. Allora, questo è più o meno il disegno dell'uovo, raga. Dai, ci sta. Ci sta. Non è perfetto. Non è perfetto. È la luce del sole che fa qualche cambio di strano programma e cose varie. Però ci sta, ci sta. Dai, un uovo un po' particolare, un uovo un po' particolare. Noi facciamo sempre cose particolari. Astratte, raga, perché le cose troppo precise non ci piacciono mai. Un uovo un po' particolare. Allora, facciamo così. Mi porto avanti con la costruzione dell'uovo, anche perché sta ricalando la notte, mi sa. E ci vediamo al prossimo stack. Ok, ragazzoli, mi sono portato un po' avanti con il lavoro e più o meno ci siamo. Siete pronti? 3, 2, 1, sbam! Allora, non assomiglia per nulla a un uovo, perché se io piglio un uovo è completamente diverso come colori, ma noi ce ne freghiamo, signori miei. La base delle mie serie su Minecraft è fai quello che ti piace e fallo come ti piace, signori miei. Non devo, dobbiamo dare spazio sì, alla libreria, alla fantasia, signori miei. Quindi completiamo con ciò che dobbiamo mettere gli ultimi blocchi. Allora, qui devo mettere uno di quercia, dopodiché dobbiamo mettere la betulla ovunque. Qua, 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 completiamo, 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 signori miei. E l'uovo della nostra farm di polli, che non è per nulla automatica, ma è una farm. Più o meno sarà completo. Dobbiamo solamente scendere a mettere quell'altra, qualcosa più giù. Scendiamo un attimino. Scendi, 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 ok. Altra betulla qui per noi che però mo è finita, quindi facciamo un altro po' di betulla. Bella così, quanta bella betulla. Betulla qui e dobbiamo mettere semplicemente dei blocchi di betulla là. Non ci arrivo, vero? Sì, che ci arrivo. Uno e due. A posto, signori miei. La nostro mega uovo, che non è un uovo o qualcosa di simile, è pronto, signori miei. A posto. Ok, andiamo a vedere meglio da fuori, signori miei. Ta-da! Nel nostro uovo c'è un blocco di terra là che non c'entra niente, però va bene. Il nostro uovo gigante è andato, raga, è andato. Andiamo a levare quel blocco di terra là e finiamo le ultime cose per completare questa bellissima nuova zona dei polli. Allora, recuperiamo le staccionate. Non ci servono più questi e questi. Ci servono staccionate, ci serve il tappetino di lana e ci servono tutto il cancelletto. Andiamo a chiudere questa zona, signori miei. Io già avevo preso le misure, più o meno. Chiudiamo i nostri polli all'interno.
Ok, dovremmo riuscire a dovrebbero bastarci queste staccionate, almeno spero, non ho voglia di farne delle altre. Quindi più o meno dovremmo esserci. Dai, dai, dai. Ok, fatemi uscire però, così facciamo tutto in sicurezza. Perfetto, signori miei. Adesso facciamo passare i polli da quel lato di là della staccionata. Liberiamo i polli, signori miei. Liberiamo i polli. I polli sono liberi. Ve ne dovete andare. Ve ne dovete andare. Ve ne dovete andare, polli. C'ho dei semini per attirare i polli in questa nuova zona? Sì, c'ho dei semini. Polli, 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 polli. Che carini i miei polli, che carini, che sono bravi anche educati. Riportiamoci da questa parte di qua. Chiudiamo questa parte di qua con il colore giusto. Mettiamo un pezzo di lana. No, fermi tutti perché questo è sbagliato. Volevi fare la cosa semplice, ma questo è sbagliato. Dobbiamo levare questo, signori miei. E prendere le misure giuste. Prendere le misure giuste, signori miei. Allora, ora questo è molto difficile. Questo è molto difficile. Riuscire a rompere questo senza far scappare i polli. Ok, uno è riuscito. Vediamo se il trucco di magia riesce anche col secondo. Tacchete, trucco di magia è riuscito anche col secondo. Allora, in teoria noi il monumento è su questi due. Quindi a noi serve mettere uno qua. Uno, due, 3, andiamo qua, ci sarà il cancelletto, se non sbaglio, 1, 2, 2. Sì, perfetto, in questi due ci sarà il cancelletto e qua c'è l'altro chiusura, 1, 2 e 3. E qua andiamo a mettere due cancelletti, signori miei. Perfetto, il nostro range è fatto, signori miei. Veramente potremmo fare una piccola modifica, potremmo allargare un poco così ci infiliamo pure dentro le casse e siamo tutti più tranquilli. C'è una piccola modifica, signori miei. Ok ragazzoli, ho fatto la piccola modifica che dovevamo fare. Allora, prima di qualsiasi cosa, prima che ce ne dimentichiamo, mettiamo delle torce così a giro. Poi ovviamente anche questa parte verrà migliorata, sistemata. Dobbiamo fare tutto il sentiero che arriva qua sotto, dalla piazza dove c'è la nostra mitica torcia. E possiamo poi con calma fare una cosa più carina. Detto questo, entriamo dentro e mettiamo due bei tappetini di lana, così riusciamo a passare velocemente senza creare problemi. Passiamo qua fuori, creiamo tutte le casse possibili e immaginabili, me ne servono almeno 4, così facciamo delle belle casse corpose. Non le posso fare così, me ne servono due e altre due. Dove sta l'altra legna? C'avevo dell'altra legna, l'ho buttata. Ah no, è qua. Ok. Perfetto, altre due casse, grazie gentilissimo. Questa legna la recuperi tutta. Ok, bella così. Allora, mettiamo due casse qui, una cassa qui e una cassa qui. E poi mettiamo invece una sola cassa qui. E a fianco ci mettiamo la crafting table, signori miei. Che recuperiamo questa, tanto va bene lo stesso. Ne avevamo già una all'inventario, però va bene lo stesso. La portiamo qua e la mettiamo qui. Perché una crafting table può sempre tornare utile. Qui, se non sbaglio, abbiamo una caterva di semini, una caterva di uova. Allora, le uova le mettiamo qui. Perché uova ce ne avremo a mai finire, signori miei. Uova saranno la cosa che non ci mancherà. L'unica cosa di questo gioco che non ci mancherà praticamente saranno le uova. E i semini, praticamente, ne vedo pure abbastanza. Ne vedo pure abbastanza, signori miei. Quindi vediamo quale riesco a portarmi. I semini li mettiamo qua in questa cassa più piccolina, tanto comunque i semini una volta che i polli si riproducono si consumano. Le uova le continuiamo a mettere qui, qui potremmo mettere anche le varie pelli di pollo pelli di pollo, carni di pollo che andremo a recuperare. Ok, torniamo qui dentro, posiamo un poco di semini, 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 questi 12, questi 60, questi 64, invece ce li mettiamo qui. Passiamo il tour qua alla zona e andiamo a far riprodurre i polli, signori miei. Riproducetevi, polli, dovete crescere, non dico che dovete essere come il mio esercito della serie precedente. Dove state? Che fa? Giochiamo a nascondino. Come nella mia serie precedente, ma quantomeno dovete essere più numerosi, signori miei. Vi ho fatto fu lontano da casa per questo, così siete più numerosi, non rompete le scatole a nessuno e viviamo tutti belli tranquilli. Posa i semini che sono rimasti, posa le uova che abbiamo raccolto così randomiche. Detto questo, signori, usciamo fuori, chiudiamo, pezzo di terra qui, pezzo di terra qui, recuperiamo questa cassa che poi andremo a mettere nel nostro magazzino. Qui, se non sbaglio, c'è un letto e una crafting table, recuperiamo uno e recuperiamo due. Detto questo, signori miei, la nostra bellissima zona dei polli l'abbiamo migliorata. Mega pollo gigante che è carino e ci sta, ovviamente stilizzato, però ci sta, dai, ci sta. E prossimo video vedremo di fare giusto tutto il sentiero che ci unisce alla piazza principale, che è quella della torcia. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver partecipato a questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti e per i suggerimenti che mi darete per i prossimi episodi. Detto questo, con l'uovo alle mie spalle,
Vi saluto e vi ringrazio per la visione. Bella raga, ciao!